rosa, accarini il cielo lucchi in ogni casa, chiacci Palermo, chiacci Siracusa, accarini il cielo lucchi in ogni casa, chiacci Palermo, chiacci Siracusa, accarini il cielo lucchi in ogni casa. Attorno a un castello di carini ci passa e spazza un bello cavalieri, l'uverna gallo di sangue gentili, cadi la gioventù l'onore di Palermo, si racusa, a carini cielo lucchi in ogni casa, chiacci Palermo, chiacci si racusa, a carini cielo lucchi in ogni casa. Io lo venire in cavalleria, chi sto è mio padre che viene per me. Buonasera a tutti gli ascoltatori di radiocarini.com. Ci troviamo qui nei pressi del castello di Carini, il castello La Grua Talamanca, con Calandra e Calandra, per essere più precisi Giuseppe e Maurizio Calandra. Intanto volevo vedere chi è dei due Maurizio e chi è Giuseppe. Tu sei? Maurizio. Non mi resta altro che dire Giuseppe. Esclusione Giuseppe. Ok, qua ci siamo arrivati senza scambio di parti. Sento solo un dubbio. Chi è Calandra e chi è Calandra? D'altronde Calandra e Calandra non si sa. Benissimo, allora possiamo intanto dire che hanno realizzato il CD Sicilia Incantata, che contiene tra gli altri brani anche La Baronessa di Carini. Cosa ci dite a proposito di questo brano? Allora, abbiamo ritenuto giusto inserire questo brano all'interno del nostro CD, appunto Sicilia Incantata, dove abbiamo racchiuso 16 fra le più belle canzoni, secondo noi, siciliane, e ci è sembrato appunto doveroso inserire anche La Baronessa di Carini. Fra l'altro è sempre una storia che ci ha, come dicevo poco fa, affascinato, e quindi abbiamo sentito anche la necessità di mettere una voce siciliana appunto all'interno della storia della Baronessa di Carini, perché se non mi sbaglio nella versione del film originale la cantava addirittura un romano, è vero? Gigi Proietti, il grande Gigi. Sì, e quindi allora abbiamo voluto fortemente inserire questo brano, l'abbiamo rivisitato senza stravolgere comunque il motivo e le parole della canzone stessa. Quindi abbiamo girato attorno al brano rivisitandolo. Perfetto, tenterò anche di farvi ascoltare i loro brani o qualcuno dei loro brani proprio questo pomeriggio. Tra un poco Roberto Di Bona all'interno della trasmissione Pomeriggio Live li intervisterà e proverà a farvi riascoltare qualcuno di questi brani. Ma volevo anche aggiungere che sono protagonisti di un video molto carino che ho già visto, Siciliano Tipo Strano, che troverete proprio sul sito radiocarini.com. Intanto raccontateci la vostra storia, come siete nati? Professionalmente parlando. No, avevo capito. Ma guarda, la nostra storia è un po' curiosa. Noi abbiamo un trascorso, diciamo, giovanile in un gruppo folcloristico. Poi avevamo un gruppo, facevamo musica a 360 gradi e un giorno ci siamo fermati per un attimo e ci siamo detti: ma noi facciamo musica che arriva appunto da tutti i continenti, musica latina, musica inglese, musica italiana, ma nel nostro repertorio manca un po' quella che è la nostra cultura, la nostra storia. E allora abbiamo deciso inizialmente di registrare alcuni brani, abbiamo fatto un primo CD demo con tre brani che contenevano Lo Sciccareggio, Semaria Taurosa e Vittorio Nacrozza, anche perché temevamo di essere un po' anche attaccati, visto che comunque in Sicilia non gira molto la musica siciliana nelle radio, nelle TV, quindi magari potevamo essere etichettati con un genere che magari non andava. E allora abbiamo fatto un primo assaggio e questo ci ha dato anche la possibilità subito, quasi inizialmente, di esibirci anche a Carini. Abbiamo fatto l'apertura del circo di Moira Orfei e da lì sono nate tantissimi contatti, tantissime situazioni che ci hanno portato poi ad abbandonare un po' quello che è l'altro genere musicale, a dedicarci appunto a 360 gradi solo alla musica siciliana. Cosa bellissima, tra parentesi. A questo punto mi sorge normale, insomma, chiedervi a che cosa vi siete ispirati nella realizzazione di questo video, Siciliano Tipo Strano. Ma guarda, all'inizio abbiamo fatto il testo, la musica, l'idea geniale sicuramente è venuta fuori dal nostro regista, che in questo caso salutiamo, Alessandro Ferrara, che ha voluto dare a questo titolo, Siciliano Tipo Strano, appunto la curiosità
La diversità vista dagli alieni, perché se andate a vedere il video vedrete di quel che si parla. All'inizio anche noi mettevamo in risalto quello che sono tutto sommato i nostri stereotipi siciliani, il nostro modo di fare, il nostro modo di dire, il nostro modo di comportarci e vivere, però non addossandoci addosso, come dire, cercando di riderci sopra, ecco, per cui... Penso che abbiamo fatto un buon prodotto sotto questo aspetto, ne dà dimostrazione le nostre visite che abbiamo avuto sul nostro canale su YouTube, il fatto che per ora in questo preciso momento va su Mediaset Italia 2, il nostro video è fra i primi, tra i più visti, e poi il grande risonanza che sta avendo anche nelle radio nostre locali. Video molto carino che vi consiglio di andare a vedere anche sul nostro sito www.radiocarini.com, perché è molto spiritoso, insomma, anche in veste comica, ironico, e vi affascinerà sicuramente. Ma ho una domanda normalissima per noi vi guardiamo e vi ascoltiamo: in tutte le coppie artistiche c'è sempre il personaggio prevalente o il personaggio succube dell'altro, chi di voi è il personaggio prevalente? Ma guarda, questa è una domanda che ci mette un po' anche in imbarazzo. Posso dire, se mi consente, ma eventualmente mi può anche smentire in diretta, io sono quello, diciamo, sempre il promotore. Lui, forse per colpa anche dei capelli bianchi, è quello un po' più saggio, quindi siamo sempre in conflitto. Però prevale spesso la ragione, che è quella comunque di trovare un punto d'incontro. Io per la mia voglia di fare, lui per la sua, si può dire, calma, sì, per la sua calma, e quindi troviamo sempre una via di mezzo. Diciamo che riusciamo a bilanciare bene, spero, quello che stiamo facendo. Insomma, penso vi compensate a vicenda, no? Sì, beh, penso che sia normale in tutti i gruppi che esistono. Noi abbiamo appunto questa cosa che ci dà poi la forza, la determinazione di fare quello che stiamo facendo. Cioè lui ha la sua impulsività nel creare subito le cose, e io nella mia, anche se non sembra, nella mia tranquillità, cercare di ponderare tutto quello che si sta sviluppando, per cui penso che sia la nostra forza. A questo punto io non posso soltanto augurarvi tantissimo successo, solo perché siete, insomma, degli artisti locali, e auguriamo sempre alla Sicilia, agli artisti locali, di riuscire ad arrivare in alto. So anche che avete partecipato a tantissime trasmissioni sia locali che nazionali. Parlateci di qualche trasmissione, di qualche manifestazione. Allora, sicuramente quelle da ricordare sono il nostro viaggio in America, le nostre esibizioni appunto fatte nei teatri a New York, e poi uno che ci è rimasto veramente dentro è quello del viaggio fatto in Guatemala. Ci siamo esibiti per il Presidente della Repubblica del Guatemala, dentro il Palazzo Presidenziale, per gli ambasciatori del Centro America, e finalmente non è stata la musica latinoamericana a essere esportata, ma la musica siciliana nei paesi latini, quindi sicuramente questo è uno dei ricordi più belli. Poi siamo in contatto con l'associazione degli sicilo-argentini, e quindi speriamo a breve di riuscire a portare a termine anche un'altra missione, come la chiamiamo noi, quindi di andare a trovare i nostri emigrati siciliani in Argentina, che sono tantissimi, e quindi fare sognare ancora, perché abbiamo visto, uscendo fuori, che chi è fuori si attacca a qualsiasi cosa che appartenga alla nostra terra, quindi speriamo di riuscire anche in questa nuova impresa. E noi lo sappiamo bene, perché vi comunico, se non lo sapete già, che ci sono tantissimi carinesi che abitano in America che ci seguono. C'è un ristorante di carinesi che ha sempre la nostra radio accesa, si attaccano veramente a qualsiasi cosa li possa tenere legati alla propria terra. Quindi ci auguriamo a questo punto di vedervi in tantissime trasmissioni, in tantissimi teatri, e sentirvi con la vostra musica locale. E che dirvi? Tanto, vi auguro tanto successo, e un saluto a questo punto a tutti gli ascoltatori di radiocarini.com. Certo, noi ringraziamo intanto voi per l'ospitalità, per quello che state facendo per noi, ringraziamo anche tutti i radioascoltatori che vi seguono, e anche quelli all'estero, che non dobbiamo dimenticare appartengono sempre alla nostra terra. Un saluto anche io, doveroso, ciao. Arrivederci e a presto da radiocarini.com. Cominciare da capo. Ma magica pandemia, quando ti malattia, mi lasci stare in pace e te ne va di mia. A ti ha
corridoi umanitari. Meglio stare in piazza e a tutti salutare. Coscienza venerica, com'è tutto a posto? Sua figlia ancora zita. Ci piace bella vita, ma quando si marita, dall'io che ora sonno, fici un poco rica. Quattro macarruna, mi mangiasse quando dica. Mentre sogno per la via, c'è uno capannia. Sistema di mio luna, e in cano te la fuma. Siciliano di Cusciano, due anni non mi voglio, la sera spado voglio, se mi rassa smossa forse fosse pure meglio. Siciliano di Cusciano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire. Castello, eh? No, non dico Castello. No, no. Nelle zone di Palermo, per non dire che dobbiamo stare attenti, appunto, sì. Ci sarà il casting per il Siciliano tipo strano, dove si cercheranno i volti per il film che si effettuerà, si pensa di girare quest'estate. Per cui chi volesse partecipare eventualmente può. Sì, il casting avverrà a Palermo. Bravo! In Viale delle Alpi 11, sarà sabato 28, dalle 10 di mattina alle 19 di sera. Cercheranno dei volti, hanno scritto una sceneggiatura, la Rica Film, un'agenzia cinematografica di Napoli, che ha deciso di produrre appunto un film sul nostro. Cosa? A carini c'è tutto in ogni casa, amori, primi temi a Tucumani, a Tucumani. Donne, mi porti luci, amore, amore. In diretta, pomeriggio live. Ci passa un cavaliere, governa gallo di la gioventù, l'onore te. Tuo pace sta arrivando alla cavallarizza, chianci carine, picco pace che te ben ammazza. No corpo un giallo cuore, no corpo un giallo clima, chissà la fine della baronessa di Carini. Signore padre, che ve ne sta a fare? Signora figlia, che ve ne vengo a ammazzare. Volevamo fare un regalo ai Calandri e Calandri, anche noi, un po' trasformarci, un po' per sentirci più vicini a loro, a queste canzoni, dopodiché ci ascoltiamo questa canzone che comincia a essere veramente già un grande successo, anche perché sta partecipando a un concorso, abbiamo detto, di Mediaset. Sì, su Italia 2, il nuovo programma di Daniele Bossari, siamo nel terzo posto, quindi abbiamo bisogno anche di una mano di aiuto per chi riesce a volerci aiutare, perché ci vuole aiutare. Basta collegarsi sul sito di Mediaset 16 mm Siciliano di Cusciano e cliccare sopra, e questo ci dà. Allora, ci adeguiamo. Lo faremo tutti e inviteremo. Grazie. Tutti i nostri ascoltatori a farlo. E vabbè, in effetti quando si parla tanto. Anche a me, quando si parla anche a me, se uno si inceppa. Infatti, ci adeguiamo ai Calandri e Calandra. Adeguiamoci. I radioascoltatori non ci possono vedere, però magari poi vedono il sito e cercano di capire okay, cosa sta succedendo, e quindi cerchiamo di adeguarci con occhiali scuri. Se mi metto qui, se non ci vedo più, però ci provo lo stesso, va bene, ok. Adesso mi sento anch'io un po' un tipo strano, come ma siete strani. Il personaggio che abbiamo dietro non c'è bisogno di è strano di suo, quindi non ci vedo più, non ci vedo più, sono strano. Siciliano tipo strano, i Calandri e Calandri, pomeriggio live. Mi suso, mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe nuove nuove, tanto fuori un chiovi, un corpo li capiti, mi sciavolo la scidi, ma giusto le baffette, un acciolo li quasetti. Siciliano di Cusciano, mi spicchio la
quasi mensa, ne posso fare senza, ogni tanto parla Dio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo sano, domenica la messa, dormito mi confessa, perdona Luca e caro e comincio a re da capo. Ma è magica pandemia, quando di malattia. Ringraziamo per questo vostro intervento, chiaramente diciamo ai nostri amici che ci stanno ascoltando che poi troveranno una sintesi di questa trasmissione, ma anche delle interviste fatte al Castello di Carini, in Piazza Carini, in altre zone, insomma nelle le trovere tutte le riprese, certo, le troverete sul nostro Terravecchia, sito. Siamo state a Terravecchia pure. Via Terravecchia, sì. Quindi volevo ringraziare Matteo Cavoli, Franca Lapata, Barbara Patti che ha curato queste interviste. E un ringraziamento lo volevo fare anche alla nostra scenografia vivente, che adesso può anche parlare se vuole, che si chiama Totò Finazzo e si è prestato gentilmente a questo nostro gioco. Totò, se ti avvicini al microfono puoi dire anche cosa pensi di questi ragazzi, lo vogliono da quella parte. Uno di noi, vieni, e allora passa da quel lato. Buonasera a tutti. Allora, siamo qui con Calancia. Sono contento. Non ti puoi sbagliare, Calancia. Mi hanno visto e sono contento di me. Speriamo che vada tutto bene. Cosa, magari possiamo fare qualcosa assieme. Non so, ma magari, cosa... magari. Io questo cerco. Ah, va bene, anche noi. Grazie. Non ve lo potete perdere, nuovo ragazzi. Video, scotola, abbiamo bisogno della sicilianità, quindi lui si presta... Per siciliano qua c'è abbastanza. Si presta benissimo. Grazie. Vi ringrazio molto per l'ospitalità. Grazie per quest'altra nuova questa emozione. Sorpresa. Sì. Sì, meno male che stiamo tutti bene di cuore. Sì, va bene. Che quello che vuole stare di noi. Ok, vi ringraziamo tantissimo, andate signori. Perché ci sta distruggendo la schiena. Signori, dai Calandra e Calandra cogliamo con i canzoni d'amore, l'ascoltiamo tutti assieme. Ragazzi, ancora grazie, ci sentiamo grazie. Prossimamente. Un saluto a tutti i radioascoltatori e un grazie a voi che ci avete ospitato. Grazie, grazie a voi e ciao. Ciao. Un saccio più che fare, mi lavo che ne scelta, e mi da Rio Mari. Siciliano tipo sano, mi frate la Germania, amici a Brucolino, mi pare che già la chiama la fabbrica a Torino. Siciliano tipo sano, mi spicchio la semenza, ne posso fare senza, ogni tanto parla Dio se mi scappa la pacenza. Siciliano tipo sano, due anni non mi voglio, la sera spado l'occhio, se mi lascia smossa forse fosse pure meglio. Siciliano tipo sano, domenica la messa, dormito mi confessa, perdona Luca e caro e comincio a re da capo. Siciliano tipo sano.